Mi chiamo Edoardo Cannone e ho comprato questa casa al centro di Viterbo che è chiamato il carcere della Malta. È una casa citata nella Divina Commedia, in esattamente due passi. Questa casa rappresenta una possibilità molto grande, a mio avviso, per Viterbo. Io credo nello sviluppo del turismo interno e questa casa può dare a Viterbo molto, può dare innanzitutto conoscenza. Io intendo abitare nel piano sottostante, questa parte che affaccia su Piazza dei Caduti verrà ristrutturata e ci verrà fatto un bed and breakfast per dare quindi valore a quello che è la storia di Dante e ricollegarla possibilmente a molti altri posti che ci sono a Viterbo che sono ancora sconosciuti a molti, ma sono molto importanti per essere stati citati nella Divina Commedia. Questa casa potrà essere un punto del circuito, insomma, dei collegamenti che possono essere fatti riguardo quello che è la Divina Commedia e i vari passaggi che riguardano Viterbo. Non ci abbiamo l'accendino, Alessandro. Come dico sempre a Edoardo e ad Alessandro, i miei figli, noi viviamo in un posto magico. Mi ritengo molto fortunato di vivere in questo territorio. Questo è uno degli angoli sconosciuti alle masse. Questa torre, anche da me, è stata ritrovata e riscoperta da poco tempo. Sono venuto a conoscenza della presenza di questo edificio che è citato sulla Divina Commedia da poco tempo. Da quel giorno non ho fatto altro che cercare di capire come poterne venire in possesso. Insieme a Edoardo, che aveva anche lui questa ambizione, abbiamo trovato una soluzione che poi potrebbe rivelarsi una cosa per il suo futuro, comunque per il futuro anche di Viterbo. Insomma, io continuo ad investire, a credere in questo territorio che per me è unico al mondo. Dante Alighieri cita continuamente, anche in maniera velata, questa provincia, questo territorio e questa torre, come ha già detto Edoardo, è stata citata più di una volta dal grande poeta.